Ci ma il tempo della Lombardia arriva anche da noi oppure no? No, diciamo no. Di no, perché abbiamo delle caratteristiche morfologiche completamente diverse rispetto alla Lombardia, che si trova sui versanti occidentali, quelli più esposti appunto a queste precipitazioni che in alcuni casi sono molto intense. Tutto il nord Italia, ma tra l'altro i territori affacciati a ridosso delle Alpi, quindi anche territori pedemontani e di pianura, di bassa pianura, diciamo, in quel caso lì, precipitazioni che in alcuni casi sono a carattere di nubifragi e temporaleschi. Ecco, l'Italia viene divisa praticamente, in questo caso viene proprio la caratteristica distintiva di questa perturbazione, viene divisa in due, praticamente dal settore tutto settentrionale, che vede queste precipitazioni intense, mentre tutto il meridione, le nostre regioni meridionali, si ritrovano con delle temperature di 37-38 gradi. Addirittura Palermo ha avuto dei picchi nei giorni scorsi fino a 40 gradi, con poi tutte le cause che vengono circoncise in questo caso qui, come incendi e quindi conseguenze anche complicate, certo. Esatto, in questo caso la nostra regione si trova appunto a fare i conti con una disposizione morfologica, come dicevo prima, completamente diversa. E non sono favorevoli le precipitazioni, se non quelle dell'Appennino settentrionale, le zone più occidentali, quelle adiacenti appunto alle pianure lombarde, e quelle più settentrionali lungo l'asse del Po, ma si parla comunque di caratteri nubifragio, quindi sono locali e molto, molto brevi, veloci, anche se poi portano delle caratteristiche molto, molto, molto evidenti. Come volevo dirvi, l'aggravarsi del deficit pluviometrico, quello che poi vi avevo detto la settimana scorsa, continua, quindi un quadrimestre, quello di gennaio-aprile, con come il meno piovoso fino ad ora mai registrato. Se ricordiamo che ecco, c'è una carenza del 70% di precipitazioni da gennaio-aprile e una forbice di temperature superiori, anche se di poco, alla climatologia di riferimento. Ecco. Tra l'altro, insomma, anche un maggio che non è che sia partito proprio con tanta pioggia, quindi no, esatto. I primi 15 giorni non è che abbiamo visto tanta pioggia. Esatto, Roberto, Simone, venendo, la prossima settimana in questo senso qualcosa potrebbe cambiare, visto la tendenza ad approfondirsi di questo minimo atlantico. Roberto, facciamo così, tu che hai delle conoscenze in alto per quello che riguarda il meteo, facciamo così, piove fino a fine maggio, poi dopo, siccome abbiamo bisogno anche un po' di recuperare una serie di altre dopo cose, bello, però esatto. Magari da qui a fine maggio può piovere ma un po'. Ma siccome nel decreto che presentano oggi c'è anche scritto che può esserci il sole fino al... Non dire cose esatto. Che... No, pensavo che prevedessero. Vediamo se ci porta una ventata, una spiaggia di novità questa cosa. Io come vi dico, come certo tendo a sottolineare, non sono mai stato ottimista, però sono fiducioso sia su un lato che su quell'altro. Roberto, diciamo. Ma il fine settimana quindi com'è? Buono? Il fine settimana rimane con questa caratteristica di variabilità e quindi si attendono cieli che rimangono da poco molto nuvolosi, specie in questo caso qui è venerdì mattina sulle zone occidentali, quelle che mi piace richiamare perché fanno parte comunque dell'Emilia Romagna, sono escluse le precipitazioni quindi sui lati centro orientali, quindi anche sulla nostra provincia. Sabato i cieli potranno apparire, ecco, un pochettino più lattiginosi e parzialmente parzialmente nuvolosi a molto nuvolosi, per nubi medio-alte che sono un pochettino più stratificate. Questo fa rientrare in un contesto con dei piccoli e sparsi piovaschi, ma si parla proprio di precipitazioni molto effimere, con sporchi di sabbia. Cosa significa questa cosa qui? Perché ci troviamo esposti appunto a questo flusso sud-occidentale che, pescando le polveri sahariane, quindi dalla Libia e dall'Algeria, porta poi a prendere quella caratteristica, a umidificarsi sul Mediterraneo e portare quelle poche precipitazioni che sono in quel caso lì, li vedremo sporchi di sabbia, quindi quella caratteristica
marroncina, di quelle gocce che sporca poi l'auto, per intenderti. Ma io non rischio niente, già sporca. Lasciamola allora. La faccio apposta. Ecco, la domenica e ieri si prevedono comunque parzialmente nuvolosi, sempre per questo transito di nuvolosità medio-alta, con qualche schiarita in più attesa nel pomeriggio, e comunque una nuvolosità che, qualora risultasse comunque localmente più compatta, potrebbe portare questi piovaschi. Nel sabato, tra sabato e domenica, c'è un'altra perturbazione, la nona, diciamo, di questo mese, che ecco, porterà dal pomeriggio di sabato un'ulteriore intensificazione della nuvolosità sui settori occidentali e qualche pioggia rovescia sulle province limitrofe, quelle proprio diciamo sul Piacentino, ma sempre cose che non, a noi purtroppo non ci riguardano. Temperature, se vogliamo guardare quelle, le minime stazioni rimarranno stazionarie, comunque comprese tra i 15 e i 18 gradi sulle pianure, 12-14 gradi sui rilievi e 21-24 gradi in generale sulla nostra regione. Se non nelle giornate come quella odierna, attenzione, quella di domenica, potremo arrivare con punte di 26-29 gradi, praticamente sul settore orientale, dove poi battono questi venti che sono in rinforzo da sud-ovest, che soffieranno comunque moderati in pianura e temporaneamente in rinforzo sulle aree occidentali, da moderati a forti sulla fascia pedicolinare e forti sui rilievi. Poi ruoteranno successivamente a deboli, diventeranno poi le quadranti orientali con qualche rinforzo lungo il settore costiero e qualche colpo di vento logicamente nelle zone interessate dai temporali. Concludo con il mare, che risulterà mosso ancora oggi e anche domani, ma col moto ondoso che impresserà in progressiva diminuzione e quindi apparirà a fine periodo fino a poco mosso, a quasi calmo.